Buongiorno a tutti, sono Andrea Oliva, ho avuto il piacere di collaborare come primo flauto l'autunno scorso con la Filarmonica di Milano, diretta dal maestro Daniele Gatti. Abbiamo eseguito tutte e quattro le sinfonie di Brahms e oggi vorrei parlarvi del famoso solo della quarta di Brahms, un solo che ha regalato al flauto Brahms nel suo ultimo movimento della sua ultima sinfonia. Per Brahms è un po' un tornare alle origini questo movimento, sia come forma compositiva, come struttura, in quanto è una ciaccona a tutti gli effetti, ha un tema e variazioni, sia perché è un chiaro omaggio a Johann Sebastian Bach, il suo grande ispiratore. Le prime 8 battute sono una citazione testuale di un corale di Bach, e di 8 battute in 8 battute concatena 32 variazioni, chiaro omaggio alla ciaccona per violino solo. La nostra variazione è il solo di cui vi parlavo, è la dodicesima, concatenata in maniera abilissima alle precedenti, soprattutto all'undicesima precedente, cromatica, dove il flauto è parte dei legni, quindi integrante in una famiglia, e deve uscire nella successiva variazione, nelle prossime 8 battute, che è il nostro solo come solista. È una piccola oasi di musica, quasi un momento di musica da camera all'interno di un fluire passionale maestoso di quest'ultimo movimento, e come se fosse un punto interrogativo, come se fosse per Brahms un momento di pausa riflessiva. E in poche note, in poche battute, è riuscito, secondo me, in musica a mettere tutti i sentimenti umani. Dovremmo riuscire a eseguirlo pensando a attingere a tantissime forme di sentimento: l'amore, la passione, la preghiera. La speranza, anche la tristezza, c'è tutto in questo solo e quindi ve lo vorrei dedicare oggi.